stampa e la radio hanno parlato di molti austriaci che comprano casa a Trieste. E qui abbiamo un po' i due capostipiti, Kurzstrasse e sua moglie Irene, che sono stati tra i primi a comprare casa a Trieste. Kurt, ti chiediamo di accomodarti qui. Il libro di Kurzstrasse, scritto a quattro mani, se si può dire, con Harald Weisbauer, è un libro, è un viaggio sentimentale anche, ma con molti fatti, anche molte curiosità storiche. Kurt Strasser in realtà frequenta Trieste da lontano 1983, 4, 3, 1983-4, anno accademico in cui serpeggia all'interno della facoltà di filologia germanica dell'Università di Trieste la notizia che è arrivato un nuovo lettore di tedesco che assomiglia a Sting. Ecco, questa è la prima cosa che ho sentito dire all'interno della facoltà. No, non lo sapevi, certo, doveva essere una sorpresa. Bisogna dire che i suoi corsi erano tenuti in una stanzetta alla fine di una serie di eterni cunicoli nell'edificio della facoltà ed erano dei piccoli seminari, in realtà poco frequentati, perché i suoi seminari non erano per gli studenti che volevano semplicemente fare più esami possibile nel tempo più breve possibile, diventare insegnanti, passare il concorso per l'insegnamento e andare in pensione. Ecco, no, i suoi corsi, i suoi seminari erano per chi volesse appassionarsi alla letteratura, per chi volesse ragionare sulle frasi, parafrasare i testi di alcuni dei suoi autori preferiti. Quindi in realtà Kurzstrasse dobbiamo anche la scoperta di Peter Handke, di Thomas Bernhard e di altri autori essenziali. Io che pur venendo da un liceo classico avevo avuto un insegnamento della filosofia molto scolastico, proprio estremamente adatto ad allontanare per sempre dalla filosofia, poi mi sono riavvicinata alla filosofia. Io mi ricordo la frase di Wittenberg, di Wittgenstein, la frase di Wittgenstein riportata da Kurzstrasse, che diceva: la cosa migliore del Kugelhupf sono le uvette, il che però non significa che una montagnola di uvetta sia meglio di un Kugelhupf. Ecco, quindi è una cosa che poi richiama secondo me molto l'origine ebraica di Wittgenstein. Il libro, questo, vuoi mostrarlo ancora, anche se purtroppo il libro non è più, non si trova più in vendita. Über die Grenzen nach Trieste, attraverso i confini verso Trieste. Qual è la località che ha fatto nascere, forse più delle altre, l'idea del libro? Sì, c'è una località che vi ha ispirato di più per la lettura, per la stesura di questo libro. Un posto in cui vi siete trovati e in cui avete detto: beh, adesso bisogna scrivere un libro sul percorso dall'Austria a Trieste. Diciamo, non so, diciamo magari Gorizia, perché c'è un po' tra Trieste e forse sarà Gorizia, perché tra Trieste e l'Austria. Aspettavi No, Gorizia va benissimo, Gorizia va benissimo. Quindi Gorizia come punto di fusione ideale, come punto di incontro, di transito. Questo percorso è il modo ideale di percorrere questo tratto in molte tappe. Quale sarebbe il mezzo ideale per te?
tutti i mezzi, andare a piedi, in bicicletta, e soprattutto in treno, e un po' essere in movimento. Ma io posso dire altro? Sì, sì, certo. Allora, la storia, perché io mi trovo qua adesso, comincia il 5 aprile con l'email di Alessandro Gambatti, che mi invita ad una rassegna di letteratura a Trieste. Io ho risposto, ma sì che ho scritto un libro, però nello secolo scorso, nel 1999, quindi è già un po' stagionato, e poi il libro non è più in vendita, è esaurita, allora non posso neanche fare darlo, ma non è più in vendita, allora cosa vogliamo fare con questo? Ma Alessandro mi risponde: indifferente, a noi interessa il fenomeno del letterario, dell'interesse, dell'amore austriaco per Trieste. Allora, ripeto, Alessandro dice non ci interessa, però a noi interessa il fenomeno letterario dell'interesse dell'amore austriaco per Trieste. E questo è il punto di cui vogliamo parlare adesso. Va bene? Va bene? Continui in tedesco e facciamo... Tu lo dici in tedesco? Sì, va bene. Ich bin in den 80er Jahren, also 83 bis 86, nach Triest gekommen und auf das fenomeno letterario dell'interesse dell'amore italiana per la grande letteratura austriaca mitteleuropea gestoßen. Also in Triest ging es jetzt nicht um das Interesse und der österreichischen Autoren für Triest, sondern es ging darum, hier am Institut für Germanistik an der Universität wurde das Phänomen, das literarische Phänomen des Interesses oder der Liebe der Italiener zur österreichischen Literatur verkündet. Und zwar durch den Professor Claudio Magris, der über Dichter wie Franz Kafka, Josef Roth, Musil und Zweig eine sehr eindrucksvolle Abhandlung geschrieben hatte und gezeigt hat, dass es sich hier um Weltliteratur handelt. Und er hat das Ganze als Mito Asburgico geschrieben und sorgte dafür für großes Aufsehen in der Literaturgeschichte und hat damit auch eine grandiose Karriere hingelegt. Also, allora, io sono arrivata a Trieste, sono venuta a Trieste negli anni '80 e mi sono imbattuto nel fenomeno di interesse del mondo culturale italiano per la letteratura austriaca, per il mondo mitteleuropeo. Quindi in un certo senso
per un tema opposto e complementare a quello che viene trattato in questo incontro odierno. Questo fenomeno dell'interesse del mondo letterario italiano era rappresentato in particolare dal professor Claudio Magris, che aveva scritto un saggio molto interessante su Joseph Roth e la tradizione ebraica orientale, che aveva attirato l'attenzione del mondo letterario italiano. Quindi ci si è resi conto che questa letteratura austriaca era in realtà una letteratura universale. Nun, das war drei Jahre an der Uni in Fes. Das waren sehr schöne Jahre, ganz tolle Studenten gab, Studentinnen vor allem, die außerordentlich begabt waren. Zum Beispiel die Paula Anzetta, aber auch andere große Namen wie Mariella Foy, Barbara Gruden, etc. Es war eine sehr schöne Zeit hier, muss ich sagen. Ich bin nach drei Jahren wieder zurückgegangen nach Österreich und nach einigen Jahren kam mir die Idee, ich könnte darüber eine Studie machen, ein Buch schreiben, über den Unterschied, über die Grenzen über die Grenzen, die wir überwinden, wenn wir von Österreich, also Salzburg ist mein Standort, Österreich nach Triest gehen. Das Buch heißt Über die Grenzen nach Triest. Das sind Grenzen der Mentalität, der Sprache, der Dialekte auch, der Lebensformen, der Landschaften. Und ganze Gebirge stehen dazwischen, zwischen diesen beiden Ländern. Sono rimasto a Trieste, all'Università di Trieste, per tre anni, dove ho avuto degli studenti e delle studentesse di grande talento. È stato un periodo molto bello, tra le mie studentesse c'è stata anche Barbara Gruden. E dopo alcuni anni mi è venuta l'idea di scrivere un saggio sui confini che si superano partendo dall'Austria e arrivando a Trieste, nel mio caso partendo da Salisburgo. Si tratta di confini politici, ma anche di confini tra paesaggi molto diversi e di confini tra lingue e dialetti. Adesso leggo, ich lese jetzt einen kurzen Abschnitt. Der Abschnitt aus dem Buch heißt Dragonia, das ist ein kleiner Fluss in Istrien. Wir waren einmal unterwegs nach Istrien, damals im Frühjahr 1992. Das Umland von Triest, Rovin oder Rovinio, hieß unser Ziel. Der Krieg tobte zwar am Balkan, aber Istrien war bisher verschont geblieben. Über Muggia, die erste Grenze, Ex-Zone A, Zone B, ob wir Zigaretten mitführten, wurde gefragt, aber nein. Weiter nach Koper, durchs Bildschirm Iran, weiter an den Salzfeldern vorbei, vor uns auf der Ebene etwas Ungewöhnliches. Container und Hütteln stehen da plötzlich herum, Fahnen wackeln, wir nähern uns, eine Grenze. Das heitere Flüsschen Dragonia war bedeutungsmäßig zum Grenzfluss angeschwollen. Also nicht mehr Istrien, sondern Slowenien, üben und Kroatien drüben. Etliche Grenzwächter vor dem Hütterl mit dem Sonnenschirm, Coca-Cola, gewissenhafte Prüfung der Papiere. Ob wir Zigaretten mitführten? Aber nein. Drüben noch einmal. Auf dem Sonnenschirm Ronhill aus der Tabakfabrik Rovin. Bald war das Provisorium der Sonnenschirme durch professionelle, sich quer über die Straße legende Grenzstellen ersetzt mit mehreren Schranken, Flugdach
Kabinen, Abfertigungsgebäuden etc. etc. Auf eine gemeinsame Abfertigungshalle hatten sich die beiden jugoslawischen Nachfolgestaaten noch nicht einigen können. So stehen sich diesseits und jenseits der Dragonia gerade in Sichtweise zwei monströse Checkpoints feindlich gegenüber. Und wir fragen uns, wann dieses Grenzziehen einmal enden wird. Zumal ja die eigentlichen Grenzen, die menschlichen oder die Grenzen der Menschheit, auf die es uns ankommen muss, hier ohnehin nie zur Debatte stehen. Und die politischen Grenzen, auch wenn sie alle 100 Meter sperren, niemals auch nur annähernd nationale Gleichheit und ähnliche Illusionen erfassen werden, ohne vorher ins Nichts, in dem sie entstanden sind, zu zerfallen. Dazu fällt uns nichts mehr ein, als nur Adalbert Stifter, der sich nach einer Landkarte ohne politische Grenzen sehnt, oder Franz Grillparzer, der seine Freiheitsheldin Libusche rufen lässt. Wer seine Schranken kennt, der ist der Freie. Wer frei sich wähnt, ist seines Wahnes Knecht. Was ist das jetzt gerade? Oh. Hat es hier angefangen? Eravamo una volta, eravamo in viaggio per l'Istria. Allora, nella primavera del 1992, eravamo in viaggio verso il retroterra, verso il circondario di Trieste. Il fine del nostro viaggio, la meta del nostro viaggio si chiama Rovigne, oppure Rovigno. La guerra infuriava in realtà nei Balcani, ma l'Istria era per il momento rimasta risparmiata. Attraverso Muggia, sopra Muggia, il primo confine, ex zona A, zona B, ex zona B. Forse avevamo portato delle sigarette, ma certo che no, ci viene domandato. Continuiamo verso Capodistria, attraversiamo la meravigliosa Pirano, continuiamo passando accanto alle saline, davanti a noi, nella pianura, qualcosa di insolito, dei container e dei chioschi stanno lì, all'improvviso sono lì intorno, le bandiere sventolano, ci avviciniamo. Un confine, l'allegro fiumiciattolo Dragonia era diventato importante, era cresciuto di importanza fino a diventare un fiume di frontiera. Dunque, non più Istria, bensì Slovenia oppure Croazia, sotto la Slovenia e sopra la Croazia. Diverse guardie di confine stavano davanti ai capannoni, con i loro, davanti ai chioschi, con i loro ombrelloni. C'è stata una coscienziosa analisi dei nostri documenti e ancora una volta la domanda: avevamo delle sigarette con noi? Ma certo che no. E ancora una volta sull'ombrellone la scritta Runhill, come la fabbrica di tabacchi di Rovigno. Presto, ben presto, l'aspetto provvisorio degli ombrelloni dunque è stato è stato dunque questa questa sì questo aspetto provvisorio degli ombrelloni viene sostituito dai posti di frontiera con diverse sbarre
con un tetto, con le cabine, con gli edifici per il controllo dei documenti, per il disbrigo delle formalità doganali. Per avere i due stati già jugoslavi, anzi i due eredi della Jugoslavia, la Slovenia e la Croazia, non erano riusciti a mettersi d'accordo per avere un edificio unico per il disbrigo delle formalità doganali. Abbiamo oggi da una parte e dall'altra del Dragonia, del fiume Dragonia, anche a distanza, a portata di occhio l'uno dall'altro, due mostruosi checkpoints che si guardano con ostilità. Scusate le esitazioni, ma era un testo un po' complesso.